E adesso che c'è? No, prima di dirti adesso avevamo anche straordinariamente degli atleti in tutti gli sport che ci hanno onorato in questo paese. E questo lo faccio dire al mio amico esperto di sport. Infatti è verissimo, Pippo Baldo, chi non ricorda la palestra Mirella, la vita, il nome della vita Mirella è scritto per ben 4 volte, 1973, 77, 79, 85, 4 scudetti e anche il successo nella Coppa delle Fiere, il successo internazionale. È stato il più alto punto toccato da una squadra nella storia dello sport erpidiense, una storia che ha i volti e i nomi di Donaldo Baldassarri, l'indimenticabile parroco che avviò lo sport a moltissimi ragazzi, e poi dei grandi campioni, su tutti Enrico Macerata, la bandiera ancora oggi, e poi il calcio, l'erpidiense. Il calcio, l'erpidiense, chi è che dimentica il periodo di Albertosi? Il portierone, 4 volte, 4 mondiali giocati, la famosa partita Italia-Germania 4-3. Lo portò, erano gli inizi degli anni 80, lo portò l'allora presidente Walter Cassetta e il vice Valentini. E poi ci fu il semiprofessionismo 20 anni dopo, con la fusione con il Cascinare, la nascita della nuova società guidata dal presidente Giuseppe Torresi, le due promozioni fino alla Serie D. Ma c'è stato anche il 1962, qualcuno forse ancora si ricorda di quella trasferta allo stadio Tre Fontane di Roma per giocare contro la Nocerina, cioè era lo scudetto dilettanti. Finì 3-2 per il Nocerina, noi eravamo tantissimi, ma loro molti di più, e volarono tante botte. E c'era anche Charlie Menconi che guidava la schiera dei tifosi, e Nono Targa ancora lo ricorda qui. E poi ricordiamo altri nomi. E ricordiamo altri nomi: Ripani, Cutriniello, Balocchi, Gabban, Pozzi, Paglietta, Silva e tanti altri. Persone attaccate alla maglia. Basta l'esempio di Sestilio Marocchi, che nel giorno del suo matrimonio, appena pronunciato il sì a 100 buchi, salì in auto per andarsi a giocare per l'Elpidiense, lo spareggio che valeva la promozione. In panchina, come non ricordare l'allenatore Rocchi, Sandukic, Bozzi. E quello Bozzi, proprio quello che con una squadra di outsider nell'82 stravinse il campionato e portò l'Elpidiense in C2. E tra i presidenti gloriosi su tutti Nenello Belletti, che ha segnato un'epoca. E poi Pippo, qua c'è la box. La box è una cosa seria a Sant'Elpidio a Mare. Sono stati tanti i boxer bravi di Sant'Elpidio a Mare, ma su tutti ne ricordiamo uno, su tutti, Memo, Domenico Traini, campione regionale. E campione regionale, argento degli italiani nel 73, passato professionista con alcune vittorie prestigiose. E poi ricordiamo Claudio Rapalo, Saura e Giordano Seghetti, campioni italiani. Campioni italiani come Salvatore Frassino e Luigi Marini. E proprio quest'ultimo Marini ha affrontato un carissimo amico, un figlio di Sant'Elpidio, Patrizio Sumbu Galambai, che è stato campione d'Italia, d'Europa e del mondo, mi suggeriscono. Grande Galambai che ha lasciato il cuore qui, e noi l'abbiamo sempre seguito con tanto affetto, anche da allenatore, quando qui ha portato Michele Piccirillo e Antonio Perugino. E poi c'è l'atletica, la società di atletica di Sant'Elpidio a Mare ha 40 anni, di storia ce n'è tanta, ricordiamo Barbara Lottatori che è stata convocata in nazionale nel 93, Marco Fantuzzi, vicecampione italiano, Luigi Di Lello, Chiara Natali. Chiara Natali, convocata 5 volte in nazionale giovanile, detentrice di 3 record italiani. E poi Luca Paternesi Meloni, terzo ai campionati italiani, no, Lucia, scusate, Paternesi Meloni, terza ai campionati italiani juniores negli 800 metri, Roberta Del Gatto, che è stata argento ai campionati italiani allievi, Lorenzo Verdini, campione italiano cadetti. E poi c'è il volley, dobbiamo spostarci,
per lo più adesso abbiamo parlato di gente del capoluogo, vicino al capoluogo, ma dobbiamo spostarci un po' anche a Casette, a nord, e qui troviamo l'Azzurra Volley, una grande realtà giovane che da anni regge il confronto a corazzate economiche ben più attrezzate. Da diversi anni ormai milita nei piani alti della Serie B1, con una vetta, era il 2008, e alla fine di una stagione memorabile, la squadra del presidente Marco Pennesi, del capitano bandiera Ilenia Testella, si è guadagnata la promozione in Serie A2. Le difficoltà poi di affrontare un campionato non hanno permesso di continuare questa avventura, però adesso stanno lottando con grande dignità e stanno tenendo alto il nome di Sant'Elpidio a Mare. E poi le due ruote, le biciclette, questa è recente, freschissima, la Tirreno Adriatico che è passata qui da noi. Non diciamo che a Sant'Elpidio abbiamo un mortirolo, però della Costa dei Cocciari e la strada di Santa Lucia hanno parlato in tutto il mondo. Un applauso. Ed ora però che succede? Adesso GG, questo è stato il passato. Adesso